Direttore, la Reggia di Caserta ospita in questi giorni la mostra d'Artemisia ad Akert. Come nasce, come mai queste, le ragioni di questa mostra alla Reggia di Caserta? Questa mostra nasce da una segnalazione di un'opera, l'ultima, la 17ª opera dei porti dell'Akert, alla Reggia di Caserta, il precedente direttore, e Filicori, il precedente direttore, prese l'occasione per organizzare una mostra proprio considerando il valore che questo bene aveva all'interno di una collezione come quella di Lampronti, antiquario rigoroso, di famiglia, quindi anche autorevole, e sembrava opportuno proseguire questo lavoro perché l'Istituto di Cultura prima di tutto un museo ha necessità di essere permanente anche nel modo con cui si pone rispetto alla cultura e quindi non con cambiamenti repentini. Per me era importante dare questo senso di continuità e la collezione di Lampronti, basta guardare come si dispone all'interno dei locali della Reggia di Caserta, quindi all'interno degli appartamenti settecenteschi, sembra quasi naturale trovarsi in questa ambientazione. È una collezione a tutti gli effetti e le collezioni sono state il fondamento di molti istituti museali, collezioni raffinate, nate con passione, nate anche con acume, ma nate anche con uno spirito di mercato. Non dimentichiamo che le collezioni erano oggetto di scambi, di vendite, di acquisizione. E tutto questo si legge in questa mostra, ma si legge anche con uno spirito di bellezza all'interno di questi luoghi. In fondo sembra un tono sempre di grande qualità se uno guarda l'esposizione all'interno degli appartamenti storici, quindi sembrava opportuno cogliere questa occasione per offrire al visitatore una collezione di un antiquario di grande qualità. La mostra richiama la figura di Akert, un pittore vedutista molto vicino alla famiglia Borbone. Come si interseca l'attività di Akert con la Reggia di Caserta? Akert fu un pittore importante per la corte dei Borbone, fu chiamato dallo stesso Ferdinando per rappresentare i porti che erano il significato, in qualche modo la potenza che veniva messa in gioco da questa monarchia. E quindi rappresentò un paesaggio trasformato dalla famiglia, ma fu anche un pittore paesaggista fine e in qualche modo il tema del paesaggio è quello che sempre ha caratterizzato questa monarchia. In fondo la Reggia di Caserta con questo meraviglioso complesso è quello che rappresenta il valore del rapporto tra edilizia, paesaggio trattato e anche paesaggio ambientale. E per noi, per la Reggia di Caserta, Akert significa anche fare un discorso più approfondito sul tema del paesaggio e il ruolo che ha avuto nelle trasformazioni edilizie di questa famiglia. Direttore, lei è alla Reggia da 2 mesi. Come guarda al futuro? Che cosa dobbiamo aspettarci di vedere succedere in questo luogo meraviglioso? Questo luogo meraviglioso ha bisogno di tantissima cura, è un complesso estremamente difficile da mantenere, ha necessità quindi di fare un processo di valorizzazione a partire proprio dal significato che le architetture, il parco storico, le collezioni, i documenti d'archivio, la biblioteca hanno. Quindi in questi anni al centro sarà proprio la struttura e la materia prima che costituisce questo complesso meraviglioso. Noi partiremo con investimenti importanti, con interventi importanti di restauro, saranno cantieri aperti, saranno anche occasioni di approfondimento culturale, di rilettura in linguaggi anche diversi, mettendo in gioco altre forme di valorizzazione per capire cosa significa in profondità la struttura di questo complesso e anche il ruolo che questo complesso può avere per lo sviluppo territoriale. Noi ricordiamoci che la Reggia di Caserta è uno dei monumenti più visitati in Italia, ha delle potenzialità enormi, ma non le ha per sé in uno spirito di autoreferenzialità, lo ha proprio per il territorio, per il sistema di rete che può creare, per il sistema di sperimentazione e innovazione che può avere anche in rapporto con le università e soprattutto con le comunità. Questo è un sito UNESCO significa la responsabilità di questo patrimonio da parte non solo di noi istituzione, ma anche della comunità che vive in questo territorio.